Questa mattina sembrava lo sforzo per il problema dell'accorpamento con l'Istituto Bellisario di Ginusa. Preside, di cosa avete parlato? Sì, abbiamo un po' esaminato la situazione. È un accorpamento che è stato dettato per uno scarto numerico assolutamente minimale tra Ginusa e Paragiano. Cioè, di cosa parliamo? Di quanto? Di circa 19 unità di alunni che avrebbero determinato questo accorpamento dello Sforza di Paragiano e di Paragianello, stiamo parlando di due comuni, alla Belisario di Ginusa. Ora noi crediamo che ben altri siano i criteri per decidere circa gli accorpamenti scolastici, criteri certamente dettati dai bisogni del territorio e dalla conoscenza del territorio. Noi partiamo dal presupposto che i comuni di Paragiano e di Paragianello sono i comuni che più hanno investito nell'arco ionico in termini di istruzione e formazione. L'Istituto Sforza di Paragiano ha avuto in consegna non più di 2 anni fa un istituto che è costato circa 5 milioni di euro alla collettività, uno dei migliori della provincia, strutturato e infrastrutturato in ogni suo locale. Mentre il comune di Paragianello è dal 1992 che ospita le classi della sede staccata di Paragianello nei locali dell'edificio comunale, cosa che ha erogato con sforzi propri, perché quei locali il comune poteva certamente destinarli a uso diverso, invece ha deciso di assegnarli alla scuola. Allora bene, di fronte a un territorio che si è reso protagonista di un investimento di queste proporzioni, abbiamo un uso assolutamente non congruente di risorse pubbliche, perché questo significa trasferire tutti gli uffici centrali in quel di Ginusa, dove mi risulta che gli edifici magari non sono, come dire, attrezzati allo stesso modo. Questo è un problema legato soprattutto alla capacità di chi ci governa di saper valorizzare le strutture del territorio, cercando di potenziare al massimo la loro efficacia in termini di ricaduta positiva sulle comunità. È per questo che nei prossimi giorni i consigli comunali di Paragiano e di Paragianello, mercoledì credo che sia già arrivata la conferma ufficiale, si riuniranno per approfondire questo tipo di dinamiche, ripeto, che toccano la vita quotidiana di centinaia di studenti, di personale scolastico e soprattutto di comunità che in un momento di crisi devono invece raddoppiare i loro sforzi per valorizzare al meglio quelle risorse che vengono spese proprio a loro vantaggio. Cosa proponete e quali iniziative intendete intraprendere? Noi appunto proponiamo che Paragiano, se non ci sono ipotesi di reciproche autonomie, che lo Sforza di Paragiano e la sede staccata di Paragianello continuino a mantenere l'autonomia aggregando Ginusa ovviamente a Paragiano, per i motivi che dicevamo prima, per un problema di opportunità e di valorizzazione delle risorse finanziarie spese sul territorio. Le iniziative da intraprendere sono semplici: chiederemo alla giunta regionale di riconsiderare, alla luce di una più attenta lettura del territorio, le determinazioni che sono state assunte con la delibera numero 26, con la delibera della giunta regionale numero 26 del 20 gennaio 2015. Faccio anche a te la domanda che ho fatto in una precedente intervista. A livello di valorizzazione del territorio, perché Paragiano sì e Ginusa no? Perché il Paragiano ha le strutture, si è speso, i ragazzi hanno aspettato più di 20 anni in edifici privati, sono stati allocati per 20 anni in strutture private, presso locali che non erano adibiti a autoscolastico ma ad uso privato. Dopo 20 anni possono utilizzare una sede adeguata. È come dire, una famiglia fa un mutuo per acquistare una casa e poi scopre che non deve più andare ad abitare in quella casa, perché quella casa viene, come dire, ridotta a una sorta di aggregato.
aggregato. Aggregato secondario, comunque seconda residenza, e viene spontanea la domanda a dire perché allora avete fatto un investimento di questa natura. Stessa cosa dicasi per Paragianello, Io credo che sia... Sì, quando parliamo di Paragianello parliamo anche di Paragianello. Perché credo che Paragianello sia l'unico comune che da anni e anni si spenda perché invece di poter utilizzare diversamente i locali del comune, che pure insomma servirebbero al come, con un atto di rinuncia lui invece destina questi locali per ospitare le 5 classi dell'istituto professionale. Di questo bisogna dare atto, che è un sacrificio che va indubbiamente premiato, un investimento. È un investimento che costa certamente sacrifici, che bisogna tenere conto. Ecco, noi crediamo che, voglio dire, un'amministrazione sapiente del territorio, proprio dal punto di vista della politica istituzionale, debba saper leggere qual è la soluzione più appropriata per il bene comune di una collettività. Che tu sappia, lo Sforza ci sarà al Consiglio Comunale, perché a quanto ne so si terrà qua nell'Istituto Sforza. Sì. Sarà presente anche la dirigenza scolastica del Belisario? Che io sappia no, perché è un problema nostro e io ho provato a contattarla, ma il Belisario giustamente attende gli eventi, non ho notizie in tal senso, insomma. Sarà, ripeto, una decisione che non compete, non è un livello di interlocuzione nostra. Noi possiamo fornire dati a che la Regione, che l'istituzione deputata a operare scelte in questa direzione, abbia gli elementi necessari per fornire la risposta migliore possibile. Le considerazioni di un docente. Allora, il preside ha spiegato perfettamente i termini della questione. Io posso soltanto sottolineare alcune questioni. I paragianesi e anche gli studenti dei comuni vicini del bacino di ricorderanno, così come il preside affermava prima, quando centinaia di alunni vivevano in cucine, in salotti, quando non addirittura in bagni. Cioè, l'investimento su questa parte del territorio ha significato lotte che sono durate decenni. Ora, questi ragazzi che oggi frequentano il nostro istituto, che ci raggiungono da Castellaneta, da Massafra, da Mottola, da Paragianello, hanno necessità di avere una scuola che non sia degradata a semplice plesso di un'altra pur meritevole istituzione scolastica. Qui non è una guerra fra poveri, fra due scuole diverse, si tratta di capire se ci sono dei criteri oggettivi per cui è preferibile mantenere la sede legale in questo comune piuttosto che in un altro. Bene, diceva il preside, ma una dozzina di maggiori iscrizioni in una scuola, tutte secondo me da verificare peraltro, o nell'altra, è l'unico elemento da valutare, da considerare? Ma se ci siamo sempre lamentati delle scelte ragionieristiche, 2 più 2 non fa sempre 4. Questa è una parte baricentrica del bacino d'utenza. Da Massafra a Ginoso, Paragione e Paragianello rappresentano il centro. È una scuola su cui, diceva il presidente, si sono investiti 5-6 milioni di euro. È una scuola capiente, è bella, è elegante, è dignitosa e decorosa per poter dare la destinazione utile alla presidenza e agli uffici. Noi andiamo a portare la presidenza in un luogo che sarà da ristrutturare, su cui ci vorranno altri investimenti pubblici. E quanto altro tempo bisognerà aspettare? Non solo. E beh, c'è da considerare che non si può maltrattare così una porzione di territorio. Noi ci sentiamo effettivamente maltrattati, perché 30 anni di lotta per ottenere un successo e poi vedersi scippare questo successo, io penso che non sia proprio accettabile dal punto di vista proprio del governo del territorio, della valorizzazione del territorio. Non una lotta quindi fra diversi istituti scolastici, ma una valorizzazione di un territorio che si è impegnato e ha fatto molti investimenti per raggiungere questo. Suddividiamo un po' il livello delle iniziative. Quali quelle istituzionali e quali le iniziative politiche che intendete intraprendere? Ma io so che il preside ha contattato, sta contattando non solo i sindaci di Paragianello e Paragianello, ma le istituzioni scolastiche deputate e anche l'assessore regionale alla formazione. Io spero che a
Alba Sasso nei prossimi giorni dia la possibilità ai sindaci, ai rappresentanti degli studenti, dei docenti e al preside soprattutto di poter approfondire questa questione. Si può davvero tranquillamente risolvere perché è una questione di giustizia proprio. Le iniziative politiche spettano a chi fa politica, insomma, quindi agli amministratori. Mercoledì sentiremo. Io spero che il preside vorrà, sono certo che lo farà, invitare anche o consigliare i sindaci di invitare tutti i consiglieri regionali, ad esempio, no? Nella provincia di Taranto, perché è importante il loro impegno in questa fase. Diamo voce ai rappresentanti dell'Istituto dello Sforzo di Palagiano. Salve, sono Gianfero Barracci, rappresentante dell'Istituto dello Sforzo di Palagiano. Dopo la notizia che abbiamo ricevuto dell'accorpamento del nostro istituto Sforza di Palagiano all'istituto organizzato di Cinusa, siamo intervenuti subito e abbiamo manifestato con la partecipazione da parte di tutti gli studenti per le vie di Palagiano, recandoci fin sotto il comune e bloccando le strade per farci sentire e cercare di far capire alla popolazione ciò che sta accadendo. Ciò che sta accadendo, per questo siamo recati sotto il comune aspettando i carabinieri per parlare, per informare ciò che stavamo creando nel paese. Dopodiché siamo stati invitati sul comune, abbiamo parlato, abbiamo discusso con il vice sindaco e niente, continueremo ad interessarci su questa notizia cercando di bloccarlo, meglio eliminarla, per il nostro bene e soprattutto per tutto quello che abbiamo fatto per avere un istituto del genere. Dopo 30 anni di lotte e tutte le spese che ci sono state per costruire una struttura del genere, non credo sia opportuno accorparla a una sede molto più... Cioè, quasi distrutta come scuola, diciamo. È una scuola che non ha... L'importanza è minore rispetto alla nostra, e questo... Quali sono le problematiche che avete rilevato? Allora, le problematiche che abbiamo rilevato è che se questo accorpamento, diciamo, verrà eseguito, come la deficienza del preside verrà spostata, così verrà spostata anche la segreteria. E diciamo per eventuali certificati, libretti oppure solo per un semplice consiglio di istituto dovremmo spostarci via a Cinusa, ma questo diciamo che non dovrebbe mai succedere, perché come scuola noi siamo più grandi, poi siamo due comuni, sia Palagiano che Palagianello, e quindi Cinusa, essendo che è l'ultima provincia, diciamo, è l'ultima provincia, invece Palagiano e Palagianello, diciamo, si trovano al centro della provincia rispetto a Taranto, dici tu? Sì. No, rispetto a Cinusa. Cinusa è no, al centro tra al centro tra Taranto, diciamo, è la fine della provincia, ecco, e questo, diciamo, era quello che volevamo precisare.